Prende vita la prima di una delle lunghe organizzazioni del team Ronco Maurigi Deglio Gallina, che quest'anno festeggia il 50° di fondazione. Al via un 200 corridori, i migliori della categoria juniores, nella 45esima edizione del trofeo comune di Gussago. Con un nuovo percorso, con noi il vicepresidente Fabio Zanardini. Questa è Strade Bianche, è un percorso con 6 giri grandi di 12 km, ma poi 3 a breve raggio con 2 tratti di sterrato. E questa novità? Sì, è una novità che abbiamo voluto fortemente. Dopo un'esperienza delle Strade Bianche l'anno scorso con la categoria allievi, ci siamo trovati bene, la gente, i direttori sportivi si sono trovati, hanno visto che si sono divertiti i ragazzi anche, quindi abbiamo voluto riproporlo nella categoria juniores con 6 appunto giri tradizionali, con gli ultimi 3 con lo sterrato, che è 1,7 km il primo tratto e 700 metri il secondo, quindi 2,5 km circa ogni giro da ripetere 3 volte. Ieri alcune formazioni lo stavano provando questo percorso. Sì, ci siamo messi anche noi l'impegno, l'abbiamo messo sui vari social, abbiamo cercato di informare le varie società, le varie squadre che così hanno avuto modo di venire a provarlo e verificarne appunto prima della corsa. 50 anni la fondazione, ma poi 45 questo trofeo comune di Gussago, una bella realtà. Sì, 45esimo trofeo appunto nel comune di Gussago e quindi voglio ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale che ci dà modo, ci sostiene da parecchi anni e quindi riusciamo a portare avanti sempre questo trofeo. Ovviamente come avete visto tanti volontari, siamo un consiglio molto numeroso, ma comunque ci sono tantissimi soci e volontari che ci aiutano nel portare a termine e nell'organizzare queste manifestazioni. Molti giovani, avete coinvolto anche gli ex di questo gruppo sportivo, compreso te del resto. Sì, è un motivo d'orgoglio, questo è un cavallo di battaglia veramente che stiamo portando avanti, perché le società è da parecchi anni che lo diciamo, ma adesso finalmente si sta concretizzando, hanno bisogno di un rinnovamento, tutte le società e anche ovviamente la nostra. Quest'anno oltre che con le parole hanno fatto seguito i fatti, sono entrati tanti ragazzi, hanno portato grande vitalità, grande allegria anche, e sicuramente anche con delle idee nuove che possono aiutare anche la nostra organizzazione, la nostra società. Una grande espansione per questo futuro, il primo maggio i festeggiamenti di questi 50 anni al Giardino di Paderno Franciacorta. Sì, il primo maggio avrà inizio quello che noi abbiamo inteso il mese di maggio come celebrativo per il 50°. Ci sarà questa grande festa, tutte le nostre categorie, dai giovanissimi, esordienti, allievi, non correremo quel giorno lì, ma con appunto i ragazzi, le loro famiglie, tutti gli appassionati e tutti diciamo quelli che sempre sono stati vicini alla Ronco, anche ex professionisti, festeggeremo penso in modo bello, in modo degno questo 50°. Da lì poi il 4 maggio, il sabato, ci sarà l'organizzazione della corsa per giovanissimi a Ronco e il 5 invece l'organizzazione per la mattina la categoria allievi, sempre con le Strade Bianche, e nel pomeriggio le due categorie degli esordienti. Quindi, in ulteriore impegno il 19 maggio a Ome nel trofeo Ernesto Bono. Esatto, stavo arrivando a quello che è l'ultimo impegno diciamo di questo mese a livello organizzativo, che poi comprenderà anche altre attività che stiamo organizzando, delle mostre, stiamo organizzando parecchie cose dove siamo andati a un po' estrapolare tante cose che erano negli archivi e nei ricordi di tante gente che in passato ha sostenuto e ha fatto parte del gruppo sportivo Ronco. Oggi una bellissima giornata, un cast eccezionale di partenti, chi da ringraziare? Beh, come ho detto prima, devo iniziare dai miei, nel senso da noi stessi che veramente cerchiamo in tutti i modi, dal consiglio a tutti i soci che ci stiamo operando per questo. Dopo a tutti i volontari, ovviamente come ho detto prima al comune, alla sua amministrazione, alla polizia locale indubbiamente,
e poi ringraziare anche le società che ci hanno onorato dalla loro presenza, anche oggi 200 partenti, quindi con bei corridori. Speriamo che tutto vada bene, il tempo è perfetto, anche per il discorso delle strade bianche è perfetto, quindi speriamo che tutto fili liscio. Tu hai vestito questa mitica maglia rosa nera, cosa ricordi più volentieri? Ma il clima che si respira, che si respirava, si respira ancora tuttora. Abbiamo fatto un mini ritiro con la categoria allievi in Toscana nei giorni scorsi e un po' il discorso che ho fatto ai ragazzi è questo, il senso di appartenenza, il senso di onorare la maglia, che non vuol dire, è ovvio, le vittorie sono sempre belle, però non vuol dire solo vincere, ma un segno di onestà, di lealtà, di rispetto verso gli avversari e alla fine questa è la cosa più importante, perché noi, come dico sempre, dobbiamo far crescere dei ragazzi, farli diventare degli atleti, ma soprattutto dobbiamo cercare di farli diventare degli uomini. Adesso alzo la testa e vedo appunto un ragazzo che era con me anni fa, è qui adesso con la maglietta Ronco a darci una mano, e questo è sicuramente una cosa che ti riempie il cuore. A chiudere l'arrivo in salita ai piedi del castello che sovrasta Gussago, la Santissima, sul colle Barbisone. Sì, appunto dopo questi giri con strade bianche l'arrivo è il tradizionale arrivo, molto impegnativo, molto selettivo, anche se è breve come strappo, ma i corridori lo sentono sul finale, lo sentono e dà quel tocco di imprevedibilità e soprattutto dello scenario che sicuramente tutti apprezzano. Giovanni Coccoli, primo cittadino del comune di Gussago, 45esima edizione del trofeo comune, una bella storia, e 50 anni della fondazione del gruppo sportivo Ronco che organizza questa manifestazione. Ronco Maurigi, Delio Gallina. Allora, è una splendida giornata, come potete vedere, un clima primaverile e un paese che si è tinto ancora una volta rosa nero in questo anno, che è un anno particolare, un anno speciale, 50 anni. Abbiamo festeggiato, abbiamo iniziato i festeggiamenti il 2 marzo con la presentazione della nuova stagione, e oggi questa 45esima edizione del Trofeo Comune di Gussago, con questa novità del circuito su una parte della gara sulle strade bianche, sicuramente una gara suggestiva. Speriamo che vada tutto bene all'insegna dello sport, del divertimento, e spero che sia davvero una giornata piacevole per tutti. Da questa suggestiva piazza ai piedi della chiesa di Santa Maria Assunta, che accoglie appunto tutta la punzonatura, il percorso, queste strade bianche e l'arrivo alla Santissima. Cosa vogliamo ancora di più? La partenza appunto in uno dei luoghi più significativi del nostro territorio, che è la piazza, con questa suggestione della nostra parrocchia, e poi sì, un percorso di tutto rispetto e l'arrivo alla Santissima, che non può che essere il luogo simbolo del nostro territorio, ma di tutta la Francia Corta. Credo che davvero sia una delle gare più belle che ci sono nella nostra provincia. Speriamo davvero che tutto proceda al meglio, il tempo ci fa ben sperare, e speriamo che anche gli atleti, oltre che alla competizione, possano divertirsi e godere anche un po' di questi paesaggi. Grazie. Signor Sindaco, un'amministrazione comunale fiera e anche la polizia locale al via appunto per dare la sicurezza alla manifestazione. Sì, un'amministrazione comunale da sempre vicina a questa società storica, come dicevo, un traguardo importante di 50 anni. Abbiamo iniziato proprio in questi giorni i lavori, il nuovo cantiere della pista di ciclismo dedicata proprio ai giovanissimi, ai ragazzi più piccoli di questa associazione, quindi come non essere vicini ad una realtà sportiva così importante e così seria come è la GS Ronco. E continua la festa in casa Ronco Maurigi, Delio Gallina, juniores impegnati nel 45esimo trofeo comune di Gussago. 185 ai nastri di partenza, 185 juniores davanti l'Aspiratori Hotelli VTFM Karim Nakanko, ma le migliori formazioni sono i nastri di partenza, e si va nello sterrato, i tre giri finali con lo sterrato, e il gruppo si sbrandella in vari tronconi, alcune cadute prima di entrare nello sterrato hanno portato fuori scena
alcuni corridori, molti corridori, e qui in fila indiana gli juniores provano le emozioni della strada sternata, delle strade bianche. Un gruppo, dicevamo, di 185 atleti e la LVF che prende in mano la situazione. Poi ancora in seconda fila la Team Fratelli Giorgi, poi l'Aspiratori Otelli, ancora le formazioni, anche la Ferralpi Monte Clarense, Ferralpi Group Monte Clarense, la Ausonia di Pescantina, formazioni che sono arrivate a Gussago per questa giornata. Guardate che immagini spettacolari che la regia ci sta proponendo in questa giornata. Un primo giro per 6 volte di 10 km e poi 3 volte lo sterrato con 1700 metri iniziali e 700 metri per finire appunto lo sterrato. Il gruppo, eccolo qua, decimato, una 50ina non di più, ed è Matteo Corini con Thomas Trainini, Andrea Piccolo e Gianmarco Garofoli che guidano il gruppo. Poi in seconda fila Alessio Martinelli, Lorenzo Balestra e Federico Chiari, Team Fratelli Giorgi. Eccoli qua, si entra nuovamente nello sterrato per la seconda volta, per la seconda volta, ed eccolo qua, è Martinelli, l'atleta del Team Fratelli Giorgi Imprese Edili, ha sulla ruota Thomas Trainini. Eccoli impegnati i due in testa, il gruppo in fila indiana. Veramente spettacolari questi momenti, queste strade bianche. Complimenti al gruppo sportivo Ronco Maurici, che Delio Gallina, che ha messo in cantiere questa corsa prima della stagione. Presidente Rudy Braghini, Alessandro Braghini, presidente onorario, poi Fabio Zanardini, vicepresidente, che abbiamo sentito all'inizio, veramente entusiasta, e poi tutto il consiglio, e poi i ragazzi giovani qua, e poi la bella storia. Ecco, Trainini cerca di affiancare Martinelli, ma ora si avvantaggia Andrea Piccolo. LVF prende alcuni metri di vantaggio in questa fase di sterrato. Andrea Piccolo, già vincitore a San Benedetto del Tronto nella cronometro, la prima corsa della stagione, è caduto a Montichiari, si volta a controllo, ha guadagnato alcuni metri Andrea Piccolo, questo ragazzo azzurro al secondo anno fra gli juniores LVF, la formazione di presidente Patrizio Lussana. Ecco, si destreggia sullo sterrato, mentre alle spalle troviamo Piras, Andrea Piras, con Gianmarco Garofoli che non gli dà il cambio, e poi il gruppo in fila indiana si sta sbrandellando. Ecco l'atleta dell'Aspiratori Otelli, mentre ancora lui, Andrea Piccolo, ha guadagnato 15 secondi sullo sterrato. Eccolo impegnato, eccole le immagini che attendevamo di queste strade bianche, strada sternata di questo 45esimo trofeo Comune di Gussago. Abbiamo sentito anche il primo cittadino entusiasta per questo evento. Continua Piccolo, alle spalle il gruppo si è sbrandellato, si è allungato, si è spaccato in più tronconi, e continua Andrea Piccolo. E guardate la polvere dello sterrato, bella immagine questa che ci sta proponendo la nostra regia, contrasti fra il colore, il bianco nero. Vedete che bello, anche noi ci stiamo destreggiando, ci stiamo dando da fare, veramente una Parigi-Roubaix questa di Gussago per la categoria juniores. Andrea Piccolo ha un vantaggio non forte però, mentre troviamo Piras, con Piras Garofoli, poi ancora Damiano, poi Rizza, Berasi, Martinelli, Persico, ancora Luigi, Chiari, Balestra, Francesco Calì, eccolo qua in fondo, un trappello a Ronco di Gussago. Ecco i ciclisti che per il 50esimo sono stati tinti di colori splendidi, e lui continua l'azione, Andrea Piccolo, sta passando dove c'è stata la partenza. La prossima volta si volterà a destra per la Santissima. Eccolo, suona la campana dell'ultimo giro per lui, per Andrea Piccolo, questo azzurro, questo ragazzo che ha già vinto. Alle spalle si forma un gruppetto, Lorenzo Balestra, Team Giorgi,
Gianmarco Garofoli alle viaffe che non dà il cambio, Michele Berasi a Usonia di Pescantina e poi ancora Stefano Rizza della GB Junior Team. Ecco Balestra, continua, 5 sono gli inseguitori del fuggitivo, là dietro più staccato l'altro gruppetto con Martinelli, si entra ancora nello sternato e guardate il contratto bianco-nero colore che ci dà la regia, bravo, grazie mille, complimenti Paolo, Paolo Rodella, la storia di queste azioni, la storia di questi filmati che da 35 anni era giovane il ragazzo Paolo Rodella quando ha iniziato a produrre questi filmati per la rubrica Ciclismo Oggi. Ed ora eccolo qui ancora lui, Andrea Piccolo, che ci regala queste immagini, si volta, controlla, non sono molti i secondi, sono una decina, 12, ma lui continua a pedalare mentre alle spalle cerca Balestra del team Giorgi di ricucire, ma Andrea Piccolo va via con una pedalata veramente bella e guardate questo contrasto di immagini, guardate questa polvere che accompagna questi juniores, queste immagini veramente emblematiche, belle e emozioni che provano questi juniores in queste prove durante l'annata. Là davanti c'è Piccolo, Andrea Piccolo, ora Balestra l'ha quasi agguantato ma non dà il cambio Garofoli, non dà neppure il cambio Berasi e neppure Rizza, perciò Andrea Piccolo ha un vantaggio ancora di un centinaio di metri. Balestra continua col suo rapportone con la ruota a Garofoli che salvaguarda i compagni, mentre altro gruppetto alle spalle che sono Damiano, poi ancora Martinelli, Chiari, Persico, Pilas, Aluigi, eccoli qua, stanno inseguendo il quartetto che a sua volta sta inseguendo il leader di giornata, questo ragazzo, questo Andrea Piccolo, veramente prodigioso, e lui ormai è nel cuore di Gussago, volta a destra, sono gli ultimi 500 metri verso la Santissima, verso il traguardo diventato ormai tradizione. Entra Piccolo, non ha un vantaggio forte, comunque abbastanza, perché 13 secondi, ma attenzione anche il gruppetto con Martinelli ha ripreso tutti ed è lui Alessio Martinelli, Team Giorgi, che va alla ricerca di Andrea Piccolo. Andrea Piccolo che sale fra gli applausi della gente che si è portata su questa erta finale. Andrea Piccolo, Team LVF, è lui che pedala mentre Alessio Martinelli alle spalle, Team Fratelli Giorgi, Imprese Edile, IWSItalia.com Brasilia. E qui ancora Garofoli che cerca a sua volta di mantenere su Martinelli il distacco, ma comunque c'è veramente una selezione in questo finale e lui continua Andrea Piccolo, è stato veramente autore di una bellissima azione, si volta perché sente il fiato di Alessio Martinelli, eccolo, continua comunque Andrea Piccolo, è un po' provato perché la sua azione è importante, ecco telecamera fissa, esce là sul fondo, si volta ancora Piccolo, ma Alessio Martinelli, Team Giorgi cerca di rinvenire, Piccolo continua a pedalare, Martinelli e Piccolo testa a testa per modo di dire, perché ormai è pronto per alzare le mani, Andrea Piccolo ha vinto secondo Alessio Martinelli, Team Giorgi, bella prova, terza posizione, sta arrivando Gianmarco Garofoli, bravo a mantenere appunto l'azione sua, volata, Chiari, quarta posizione davanti a Valerio Damiano, poi stanno arrivando alla spicciolata, è la volta di Persico, Davide Persico, scuola ciclismo Cele, c'è ancora sprint per il settimo posto ed è Rizza davanti a Pilas, Berasi e poi ecco che là sul fondo è segnalato Balestra, Lorenzo Balestra che sta arrivando al traguardo e lui si piazza in decima posizione, ma è momento di sentire le interviste. Andrea Piccolo, come stai? Adesso ho recuperato un po', dai. Che cavalcata che hai fatto oggi? Sì, stavo bene, mi sono testato subito martedì alla crono, visto che stavo bene, avevo delle buone gambe, quindi avevamo in ballo un attacco
nel pezzo di sterrato, ho visto che stavo bene. Alla seconda tornata ho sfruttato un po' l'attacco di Martinelli, sono partito in contropiede, ho allungato, ho fatto un ritmo alto, visto che si è fatto il buco poi. Una squadra potente la tua, alle spalle i tuoi amici, i tuoi compagni. Beh, sicuramente non si vince da soli, c'è sempre dietro, anche se la gente legge sull'ordine d'arrivo la mia vittoria, però dietro questa vittoria c'è sempre un grande lavoro di squadra. A chi dedichi? La dedico a me stesso, in primis, che ieri ho fatto 18 anni, quindi... Ah, auguri! Grazie. E poi alla mia amica, un'amica di famiglia, mia amica Doriana, che ha passato un non bel periodo questa settimana. E va dedicata a lei e a tutta la famiglia. Eccolo qua Martinelli, secondo gradino del podio. Avete cercato voi del team Giorgi di riprendere Piccolo, che è andato veramente forte. Sì, Piccolo ha gestito le sue caratteristiche di grande passista e cronoman in piano. È partito sullo sterrato, mancava ancora tanto, infatti non ce l'aspettavamo che partisse da così lontano. Noi dietro non andavamo tanto d'accordo, infatti continuano scatti e controscatti. A un certo momento, quando mancavano 3 km dall'arrivo, Balestra si è sacrificato tutto per la squadra. Infatti voglio ringraziarlo un casino, perché senza di lui non avrei sicuramente potuto fare questo piazzamento, che per poco potevo pure giocarmi la vittoria. Garofoli, terzo gradino del podio, ha vinto il tuo compagno Piccolo, ma una giornata voi dell'LVF la grande. Sì, una giornata molto dura, nelle fasi iniziali sono cascato ben due volte, era molto complicato la prima parte di gara, poi appena ho preso lo sterrato mi sentivo molto bene. Il mio compagno ha detto che voleva provare sul secondo tratto di sterrato, e è partito, mi ha detto se io facevo il buco, gli ho fatto il buco e è riuscito ad andare. Dopo ho chiuso, sono entrato su tutti gli attacchi e me la sono giocata in volata per il secondo posto, però Martinelli è stato più forte di me. Strade bianche, lo sterrato. Ma io mi sono trovato veramente bene la prima volta che facevo una gara sullo sterrato e diciamo che mi piace.